Un bambino ha il diritto di essere curato bene come tutti, ma in più ha anche il diritto ad essere un bambino e quindi ad un ambiente specifico che gli assicuri di vivere in un mondo fatto di gioco, socializzazione, creatività, relazioni di amicizia, affettive e familiari, anche con il sostegno di psicologi e terapeuti. Di tutto questo non vi è quasi traccia nel servizio sanitario. Per riflettere quindi sui diritti dei bambini nei percorsi della sanità, l'assessorato al welfare insieme con il Comitato Sanità Campania ha organizzato a Palazzo San Giacomo il primo congresso sulla materia, con gli interventi di medici, avvocati esperti in diritto della famiglia e dei minori, istituzioni, associazioni e comitati. La sofferenza è chiaramente un momento, si spera anche transitorio, della vita di ogni famiglia, anche di ogni persona che si trova a vivere appunto una malattia, un trauma, un incidente. Lo si può affrontare in modi diversi, lo si può guardare guardando appunto le necessità, e le necessità che si vogliono porre al centro sono quelle che riguardano il bambino, il diritto dei bambini ad essere bambini anche in un sistema sanitario che a volte non riesce a rispondere neanche alle esigenze degli adulti, quindi figurarsi a volte alle esigenze dei bambini. Questa è la finalità, quella di porre al centro il bambino, porre al centro il bambino che non è soltanto un paziente, ma che resta bambino anche in un sistema complesso come quello sanitario. E quindi ci chiama tutti, ci chiama come istituzioni, come comunità degli adulti, come sistema sanitario e anche come mondo dell'associazionismo. E quindi una proposta rispetto a un cambio di prospettiva, ad un approccio diverso, a mettere a sistema e a valorizzare tutte quelle esperienze che pure esistono, ma che non sono strutturate, che non sono quindi messe a sistema nel modo giusto per diventare una risposta sempre efficace e continuativa.